Luigi Mastroianni è approdato a Uomini e Donne lo scorso anno, e dopo 7 mesi alla corte di Sara Affifella pensava di aver avuto lieto fine tanto desiderato. Tuttavia, nonostante le belle promesse e la cascata di petali che ha suggellato l'inizio della loro conoscenza, le cose tra l'ex tronista e la sua scelta non sono andate come sperato e la loro relazione si è chiusa ancora prima di iniziare. Dopo la delusione e il mancato happy ending, quest'anno Luigi ci riprova in una nuova veste a cercare l'anima gemella, e a Uomini e Donne Magazine ha spiegato che cosa l'ha spinto ad accattare il trono. Ho sempre creduto nel programma e nelle emozioni che mi ha fatto vivere nei 7 mesi passati. La mia è una rivincita personale, merito di incontrare una persona che mi voglia veramente bene e questa sarà un'opportunità da cogliere. Sicuramente c'è un po' di tensione perché è un ruolo diverso da quello che ho ricoperto. Sento ancora più responsabilità, ma sono convinto che riuscirò a cavarmela anche stavolta. Confido in me stesso. Un ruolo del tutto nuovo, in cui però il DJ siciliano promette di continuare ad essere se stesso. Non ci saranno differenze, se non che mi troverò a conoscere più ragazze contemporaneamente. Un cosa è certa, sono uno a cui le emozioni si leggono in faccia, quindi, se una ragazza mi piacerà subito, non sarà difficile scoprirlo. Non sono bravo a mascherare. E se dovessi trovare subito la persona giusta, sì. Non voglio stare lì a scaldare la sedia, sarà mia premura non far perdere tempo a nessuno. E a proposito del suo collega di trono, Lorenzo Riccardi, già suo rivale alla corte della Affifella, ha rivelato molti pensavano che potessi prendere male la sua presenza. E invece non è così. Anzi, credo che anche Lorenzo, dopo la delusione con Sara, meritasse un'altra opportunità. Siamo stati presi in giro entrambi. Con lui non ho nulla di personale, il nostro unico problema era che ci contendevamo la stessa ragazza. Tra persone diverse, poi, è naturale nascano dei diverbi, ma per il resto lo rispetto. Anche se è inutile negarlo, lo sanno anche i muri che non sopporto tanto i suoi modi. È una persona eccessivamente istintiva e non credo sia cambiato. Nonostante tra i due ex corteggiatori sia sepolta l'ascia di guerra, Luigi non ha escluso una eventuale nuova rivalità nel caso si trovassero a contendersi ancora una volta la stessa ragazza. Ci è piaciuto tanto la stessa ragazza per 7 mesi, perché no? Inizialmente comunque non priverei nemmeno le ragazze di conoscere entrambi. È giusto che loro si facciano un'idea generale di chi siamo noi. È importante che le corteggiatrici, però, sappiano che a me piacciono le persone decise e determinate. Io e Lorenzo siamo tanto diversi, una ragazza che la tira per le lunghe, la vedo poco limpida e manca di un requisito che per me ha molto valore. Se non sai cosa vuoi da un uomo, con me parti in svantaggio. Non sono qui per giocare. Mastroianni sembra deciso. Sta cercando la donna della sua vita, e non sembra disposto a perdere tempo, tanto che alla redazione ha dato delle indicazioni ben precise. Cerco una ragazza semplice, umile, affettuosa, ancorata ai valori della famiglia e che conosca il senso del sacrificio. Non mi piacciono le maniache di Instagram. Voglio una persona normale, ecco tutto. È per questo che ho chiesto alla redazione di evitare le fashion blogger. Desidero al mio fianco una che non ambisca a sfondare nel mondo dello spettacolo, ma che alla fine di questo programma torni a fare quello che faceva prima. Poi se ci saranno delle opportunità da cogliere, non sarò io a dirle di non farlo. Ma è importante che mi senta sicuro di avere accanto a me una persona che abbia sempre i piedi per terra e che sappia rimanere quello che è. Questo mondo può cambiarti e l'ho visto con i miei occhi. I suoi genitori gli stanno vicino anche in questa nuova avventura. Anche se il papà non era molto felice che tornasse in televisione per la seconda volta, mia madre è contenta perché ama Maria De Filippi. Mio padre un po' meno, ma solo perché gli avevo promesso che quella dello scorso anno sarebbe stata la mia unica esperienza televisiva, e invece sono ancora qua. Però mi ha detto se è quello che vuoi, sono al tuo fianco perché mi fido di te. Infine il neotronista ha fatto un augurio a se stesso e ai suoi colleghi di seduta: a me auguro finalmente di essere felice con una persona che sappia volermi veramente bene. A Lorenzo di scoprirsi più maturo in questo percorso. Per Teresa Langella, pur non conoscendola ancora bene, spero in un percorso che le permetta di trovare la persona giusta e la soddisfi. Mi sembra una ragazza molto semplice e alla mano. Mara Fasone la trovo molto vicina alle mie corde, il mio augurio per lei, quindi, è lo stesso che ho rivolto a me. E voi cosa ne pensate di queste ultime dichiarazioni di Luigi? Come lo vedete in questo nuovo ruolo?